Buonasera, signora. Sono certo che già conosce l'uomo che sta per vedere. Il suo nome è Simon Algoed, è un ex agente dei servizi segreti che ha di recente preso il controllo della nazione balcanica della Jugaria. Il colpo di stato di Algo è stato frutto di una brillante campagna di disinformazione che ha visto decine di funzionari governativi finire in carcere per presunti legami con il crimine organizzato. La rete di spie di Algo è ben organizzata e comprende quest'uomo. Mikhail Marku, veterano della guerra di Bosnia, è fra i suoi consiglieri più fidati. Questa mattina abbiamo appreso che Marku è pronto a disertare. In cambio della salvezza, ha accettato di fornirci un minidisco contenente dati sulle varie attività di Algo che pare includano il furto di armi di distruzione di massa tecnologicamente avanzate. La sua missione, se l'accetterà, sarà prendere contatto con Marku, recuperare il minidisco e scortarlo sano e salvo fuori dal Ministero dell'Informazione di Jugaria. Come al solito, potrà scegliere la squadra che preferisce. A sua disposizione ci sarà l'esperto della telemetria Luther Stickel, insieme al pilota Billy Baird. Inoltre ci saranno degli agenti nuovi arrivati, Jasmine Curry e George Spelvin. Spelvin è un attore liceale di scarso successo, abilissimo nei travestimenti. Curry invece è risultata prima nel suo corso a quantico. Non è esperta, ma neppure lei lo era una volta. Sono sicuro che supererà la prova. Come sempre, se lei o qualsiasi membro della IMF sarete catturati o uccisi, il segretario negherà qualsiasi coinvolgimento. Buona fortuna, Ethan. Queste direttive si autodistruggeranno fra 5 secondi. Bene, Luther, sono dentro. Il quadro comunicazioni? C'è un cortile più avanti. Lo vedrai andando avanti. Violalo e potrò dare un'occhiata al sistema, così dovrebbe essere tutto più facile. Ok, va tutto bene. Ottimo lavoro, gli intercettatori di dati sono operativi. Esamino i file per stabilire la posizione del soggetto. Resta in attesa. Ricevuto. E come sta la nostra amica della Virginia? Ha già depositato? Oh, beh, quasi, direi. Cosa vuol dire quasi? Pensava di essere stata vista da una guardia e si è innervosita. Ha lasciato l'equipaggiamento in una discarica, invece che nel punto prestabilito. Cosa? Va tutto bene, non ti preoccupare. Lo tireremo fuori da lì. Prima della classe a quantico, eh? Sta calmo, Ethan. Ha fatto la cosa giusta. Lei sta bene? Sì, sta arrivando. Bene. Dalle un monitor e dille di guardare e imparare. Lo farò. La telecamera è fuori uso, Ethan. Sono nel cortile dell'Accademia, sto cercando il mio kit. Eccellente. Dovrebbe essere vicino alla discarica. Fa attenzione agli inneschi laser. Nel frattempo, io mi metterò in contatto con Marku.
Vedi quello che vedo io? Sembrano sistemi di comunicazione avanzati. Non mi pare che queste cose ci fossero sugli schemi. Questo perché non sono sugli schemi. Devono averle aggiunte. Riesci a capire cosa sono? Stazioni di ricezione dati di qualche tipo. Scatta un paio di fotografie. Le spediremo ai ragazzi al quartier generale. Bingo! Bel lavoro, Ethan. Sembra buono, Ethan. Che cosa mi dici di Marco? Sto penetrando adesso nel database del ministero. Ci siamo. Eccellente. Dove e quando? Resta calmo, amico. Sto facendo il più presto possibile. Niente, non risponde Ethan. Forse non è al computer. Deve essere al computer. Ci ha contattato lui. Aspetta. Ecco, ci siamo. Ti aspetterà sul ponte di osservazione. Lato ovest, 2100. Visto? Pazienza, amico mio. Non parlarmi di pazienza. Buonasera, signor Marcoux. Signor Hunt, un tempismo perfetto. Hai il disco? Naturalmente. Me lo mostri. Quando sarò sano e salvo in Inghilterra, sarà suo. Non erano questi i patti? Temo che lo siano adesso. Non ho esattamente molta fiducia, signor Hunt. E va bene, se è questo che vuole. Ma d'ora in poi prenderò io le decisioni, è chiaro? L'ascolto. Io vado per primo, lei mi segue. Fuori dal ministero gireremo a sinistra sulla Labienca e a destra nel primo vicolo. Ci sarà un furgone bianco targato YG1PRP3. Domande? Bene, conteggio da 20. 20, 19, 18. Spezzategli le braccia, poi fategli fare una nuotata nel fiume. Se fai un solo movimento sparo. Ethan, mi ricevi, Ethan? Che cosa sta succedendo? Marco è morto. Cosa? Come? Colpito in strada mentre ci allontanavamo. E che ne è del minidisco? Ce l'ho, ma ho anche compagnia. Dannazione, Luther, com'è potuto accadere? Hanno violato il nostro sistema. Solo così hanno scoperto da dove saremmo arrivati. Farete meglio ad arrivare subito, ragazzi.
Sono libero! Sparate! Fermo! Fermo dove sei! Tieni le mani alzate e bene in vista! Uccidetelo subito! Se fai un solo movimento sparo. Fermo dove sei, tieni le mani alzate! Cosa stai aspettando? È stato un vero peccato che la violazione del nostro firewall le abbia impedito di portare il signor Marco fuori dalla Jugaria. Evidentemente il nemico dispone di ottime misure di sicurezza. Eppure, nonostante tutto, voglio lodarla per aver recuperato il mini disco. Tra i suoi contenuti più interessanti ci sono diversi riferimenti ai laboratori di Los Muertos, uno dei principali centri di ricerca sulle armi avanzate americani. Ormai sono diversi mesi che teniamo sotto stretta sorveglianza Los Muertos. Riteniamo che un agente straniero stia trafugando informazioni top secret dalla struttura. Il modo in cui ha violato il sistema di protezione del complesso, tuttavia, è ancora ignoto. Anche se i rapporti sulla sua identità sono differenti, diverse prove puntano decisamente su un uomo. Young Ho Lee, un ricercatore esterno che è stato collegato ai servizi nordcoreani, alla SAS cinese e al presidente della Jugaria, Algo. Dobbiamo scoprire come vengono rubati i dati, Ethan, per poi distruggere tutti i file collegati alle ricerche top secret sugli armamenti. Non possiamo lasciar cadere altre informazioni nelle mani sbagliate. Per quanto riguarda Young Ho, beh, lo lascio alla sua discrezione. Dottor Kenneth Norton, ricercatore capo della struttura. Scatta una sua fotografia con il binocolo digitale prima che abbandoni la zona. E già che ci sei, ci serve anche l'immagine di una guardia. Spelvin ha bisogno di fotografie per fabbricare le maschere che ti serviranno. Questo significa che dovrai scattarle da vicino ai loro volti. Dovrebbe essere una passeggiata. Ah, una cosa ancora. La regola per gli intrusi non identificati è sparare per uccidere. Bingo! Bel lavoro, Ethan. Dannati topi! La telecamera è fuori uso, Ethan. La telecamera è ufficialmente fuori uso. Fermo dove sei! Resta! La nostra occasione sta per sfumare, Ethan. Sembra buono, Ethan. Bel lavoro, Ethan. Abbiamo ricevuto e duplicato le foto. Spelvin ti aspetterà all'interno con le maschere. Dovrai violare il computer della cabina di sicurezza per ottenere l'accesso. Fermo dove... Accesso completato, ora puoi aprire la serratura della porta, Luther. Ricevuto. Apriti sesamo, baby. Bene, Luther. Adesso scopriremo la tua vera abilità di hacker. Soddisfatto? Sono dentro, siamo a posto. Ben fatto. La tua prossima missione, se l'accetterai. Sei davvero spiritoso, Luther. Sto cercando di tenerti sul morale, socio. Che ne dici? Neutralizziamo il buon dottore? Sarà un piacere.
Devi anche violare il personal computer di Norton in cerca di dati compromettenti. Poi raggiungi il centro dati e scollega Norton. Solo così Spelvin potrà prendere il suo posto. Ricevuto. Resta dove sei! La telecamera è ufficialmente fuori uso. Incluse tutte le misure di segretezza applicabili. La nostra ultima analisi con ogni biotossina è stata sviluppata secondo la sua potenza massima, con un margine di errore. Il dottor Norton è andato. Ethan, si è inoltre arrivato l'hai ucciso. Alla sai che io non agisco così. Niente vittime civili. Entro il campo di diciamo che resterà per un bel po' nel mondo dei sogni. Esulano da tale limite. Tutte e tre le colture possono essere considerate stabili entro il campo di condizioni prescritte. Sono entrato nel computer del dottor Norton. C'è un'email inviata recentemente da Fögler in cui comunica la cancellazione della conferenza a causa dell'arrivo di qualche VIP. Sembra che abbiano in programma di visitare l'intera struttura, incluso il nucleo del computer. Norton non ha fatto i salti di gioia alla notizia. Resta dove sei! Ok, Luther. Il registro di sicurezza è ufficialmente violato. Manda pure i rinforzi. Spelvin è in arrivo. Spelvin? Dolcetto scherzetto? Bella. Hai anche la mia? Tutti questi anni in teatro e non ho mai indossato una di queste cose. Riesci a crederci? Meno male, direi. Rude da morire. Non so come ci riesci. Anni di addestramento. Parlando di addestramento, meno male che ho fatto anche 3 anni di medicina. Mi sento questo camice bianco come una seconda pelle. Oh, quasi dimenticavo. Ecco il tuo costume, senza sovrapprezzo. Com'è il travestimento? Per me va bene. Ok, aspetta 30 secondi e poi va alla sala controllo. Accedi al blocco di sicurezza del nucleo del computer per farmi entrare. Ho capito. E il mio pass della sicurezza? Ecco il problema, non siamo riusciti a prepararlo in tempo. Non importa, me ne procurerò uno. Vieni avanti. Meglio stare in campana oggi, Jim. Il direttore Fögler è qui nell'ufficio. Grazie. Volevo solo metterti in preavviso. Un contrattempo, mi sono dovuto liberare della maschera. Cosa è successo? Mettila così, dovresti vedere l'altro tizio. Ok, serve una direzione diversa per arrivare al nucleo del computer. Rimani in attesa, cerco un nuovo percorso. Dirigiti
verso il poligono di tiro. Dovrebbe essere libero dai pedoni. Stai in guardia comunque. Non passerai inosservato. Avanti, ragazzi! Quante volte ve l'ho detto? Queste torrette armate devono restare sempre attive. Torretta attivata. In attesa del test balistico. Sono io, Ethan. Sono nella sala di controllo. Ho l'accesso al sistema di sicurezza del nucleo del computer. Che coincidenza, si dà il caso che sia proprio dentro il nucleo del computer. L'intera area è protetta da una griglia di sicurezza. Vedo una guardia in posizione, non c'è altro. Questo perché gli inneschi laser sono invisibili all'occhio umano. Attiva la visione notturna. Ho potenziato i sensori in modo che tu sia in grado di vedere i laser. Voilà, grazie, Luther. Sono qui per aiutarti, amico mio. Credo di essere in grado di disattivare alcuni inneschi, ma non tutti. Va bene così, Spelvin. Ethan, devi copiare i dati degli archivi, così potrò vedere cosa è stato rubato. Spelvin, evidenzia i dischi necessari. Ricevuto, Luther. Resta in attesa. Ok, Ethan. Puoi usare l'organo automatico per raggiungere i dischi, ma dovrai evitare le braccia, sono elettrificate. Sembra che sia possibile disattivarle violando i comandi dall'altro lato del cancello. Dati scansiti e dischi di destinazione contrassegnati. Vai, amico, tocca a te. Ancora due dischi, Ethan. Non perdere la concentrazione. Ci siamo, Ethan. Manca l'ultimo, ancora uno. Quello è ufficialmente nella banca.
dati scansiti e dischi di destinazione contrassegnati. Vai, amico, tocca a te. Ottimo lavoro, Ethan. Ne mancano tre. Ancora due dischi, Ethan. Non perdere la concentrazione. Ci siamo, Ethan. Manca l'ultimo. Ancora uno. Download dei dati eseguito, Ethan. Sono nel terminal del nucleo del computer e mi serve un codice. Rimani in attesa. Adesso lo recupero per te. Ricevuto, Spelvin. Ethan, nel frattempo localizza il terzo archivio dei nastri e copia i dati. Ci sto lavorando. Ethan, pare che il direttore e due civili si stiano dirigendo verso il punto in cui ti trovi. Rimani nascosto. Ti avviserò io quando si saranno allontanati. La donna sta per usare il terminale principale. Scommetto che dalla posizione in cui ti trovi saresti in grado di carpire il codice di accesso con il binocolo. Che cosa ne pensi? Non è una brutta idea, eh? Come dice il detto, tutto quello che vuole lo zio Sam. Posso portarti qualcosa? Caffè, tè? Abbiamo delle ottime focaccine senza zucchero. Niente, grazie. D'ora in poi ci pensiamo noi. Molto bene. Inizia il download. Quale sarà la durata del procedimento? Dipende dall'attività del sistema. Più traffico c'è sulla rete, più tempo occorrerà. In condizioni normali? Diverse ore. Preferirei una stima più precisa. La preferirei anch'io, ma purtroppo non posso fare meglio. Capisco. E sei certa che possiamo fare tutto in una sola sessione? Senza rovinare i file? C'è sempre la possibilità di rovinarli, è inevitabile. Lascia che ti ricordi che questa è la nostra unica occasione. Dobbiamo essere certi di non sprecarla. Il download è iniziato. Suggerisco di accettare l'offerta del direttore Fögler e di andarci a bere quella tazza di caffè. Molto bene. Ok, ora puoi sollevare il nucleo del computer. Infiltrati nel sistema, così accederò ai dati che quelle persone stavano scaricando. Dobbiamo scoprire quali sono i loro piani. Ci stai? Ricevuto. Sembra che io non sia in grado di disattivare le braccia di questo archivio, Spelvin. Nemmeno io posso farlo da qui, ma posso farti accedere ai nastri. Dovrei copiare i dati da ognuno di essi, evitando di essere colpito. Sì, sarebbe una buona idea, Spelvin. Siamo, Ethan. Manca l'ultimo. Ancora uno. Hai fatto una buona copia, Ethan. Dati copiati. Proseguiamo, amico. Bel lavoro, Spelvin. Ethan, trova un punto di accesso nel computer centrale. Se riesci a violarlo, posso recuperare i dati dopo averli scaricati ed eliminarli prima che l'operazione sia completata. Ci sto lavorando. Ottimo lavoro, signori. Elimino tutti i file sulle ricerche sugli armamenti. Qualche impronta digitale? Negativo. Sembra che ci serviranno altri controlli incrociati con i dati violati dall'IMF. Però posso dirti una cosa. Chiunque sia stato è bravo. Dannatamente bravo. Santa madre di Dio. Che succede, Luther? Luther, cosa c'è che non va? Quell'ultimo file conteneva informazioni sulla neurodiossina. Che cos'è la neurodiossina? Probabilmente la biotossina più tossica mai creata. E secondo questi dati, esistono altre due colture di quella roba nel complesso. Dobbiamo farvi uscire di qui entrambi, subito! E annullare il resto della missione? Scordatelo!
Ethan, se vieni scoperto, sono certo che chiunque sta creando quella roba non esiterà a usarla. Non ce ne andremo finché la tossina non sarà distrutta, Luther, e finché non avremo il responsabile, ricevuto? Sì, ricevuto. Bene, e ora troviamo un po' di biotossina. D'accordo, Ethan. L'ascensore nella stanza accanto dovrebbe condurti al livello degli uffici. Il server che devi violare è protetto da uno scanner di impronte digitali, Ethan. Quando l'avrai superato, avrai bisogno di 4 codici d'accesso per raggiungere i file sicuri. Utilizzeremo quei codici anche per localizzare la fonte del virus e vedere se è la stessa che abbiamo rilevato nel sistema dell'IMF. Ho capito. Trovare la collaborazione di qualche addetto volenteroso è la cosa migliore, probabilmente. Era proprio quello che avevo in mente. Cancellata. Beh, a essere sinceri non so il motivo, ma sicuramente il direttore ha le sue ragioni. D'accordo allora, grazie. Sai dirmi qualcosa di questi due? No. Accesso di livello 9, però autorizzati in ogni ala dell'edificio. Probabilmente pezzi grossi del governo. Non hanno l'aria di essere agenti governativi. Forse non lo sono. Sono una strana coppia comunque. Il tizio asiatico mette i brividi, ma la ragazza è davvero un bel bocconcino. Sta succedendo qualcosa. La telecamera è ufficialmente fuori uso. Ehi! Fermo! Ci serve un corpo vivo, amico mio. E il tempo non è dalla nostra parte. I corpi vivi sono sopravvalutati. Comunque farò del mio meglio. Salve, ma entrate, prego. Ci serve soltanto l'impronta di questo gentile signore e siamo a cavallo. Non ti preoccupare, non ti farò del male. Come penetriamo nel server? Cosa avete intenzione di farmi? Nulla, finché farai quello che diciamo e te ne starai buono. Bene, ragazzi, ora che abbiamo accesso al server, mi servono i codici per identificare il programma che preleva dati dal nucleo. Si trovano su dispositivi PDA e su workstation sparse per tutto l'ufficio. Perché fanno sempre così? Troverò quelle chiavi di codifica. Vai al laboratorio biologico, così sapremo con cosa abbiamo a che fare. Molto bene. Devo dirvi addio, monsieur. Ho violato una workstation. Ecco il codice che cercavamo. MT4IOU. Ne ho un altro qui. Numero di codice 9K3GH1. Ok, ho un PDA con i seguenti numeri. Alfa, Foxtrot, Zulu, 893. Credo di avere qualcosa qui che potrebbe funzionare. Si tratta di un codice su un PDA, numero 180JB3. Ok, Luther, il quarto e ultimo codice è stato acquisito. Bene, il server è nella stanza dei rifornimenti. Immetti i codici e saremo pronti ad andare. Caricamento della chiave di codifica finale. Bel lavoro, Ethan. Comincio l'analisi. Spelvin ti aspetta nel laboratorio biologico. Usa l'ascensore nel settore medico, non quello che ti è servito per arrivare lì. Vado subito. Che
Che stai guardando? Non uno, ma tre ceppi di neurodiossina. Armi di grado crescente. Una di esse basterebbe ad annientare una piccola nazione. Ma che ci fa una cosa del genere in un laboratorio di ricerca privato? Non lo so, ma voglio che tu sappia che sono felice. E perché? Perché finalmente ho sfruttato i miei 3 anni di medicina. No, se non sai dirmi come sbarazzarmene. Questa è la parte facile. Non devi fare altro che resettare i comandi dell'incubatrice. Togliere il supporto vitale a quei piccoli demoni, insomma. Una strage biologica. Esattamente. Tieni solo l'indicatore sul giallo. Se raggiunge il rosso, il contenitore potrebbe rompersi provocando un... Beh, puoi immaginare da solo che cosa provocherebbe. Preferisco di no. Basta che ti ricordi. Giallo, non rosso. Mai e poi mai rosso. Resta dove sei! Emergenza! Attenzione, il laboratorio è stato sigillato. In missione in corso di gas anticontaminazione. Ma che seguito di lì, Ethan, o verrà investito da quel gas anticontaminazione? Non posso, non ho ancora finito. Attenzione, per motivi di sicurezza, tutti coloro che si trovano all'interno del laboratorio perderanno conoscenza. I superstiti riceveranno cure mediche immediate. Attenzione! Chiusura dell'erogazione di gas anticontaminazione. Ventilatori di scarico attivati. Che succede, Luther? A quanto pare la tua attività nel laboratorio ha fatto scattare un allarme generale. Mi sembrano tutti impazziti. Ci sono uomini armati da tutte le parti, ma non è questo che mi preoccupa. Ah no? Aspetta, sto giusto inviando delle immagini al tuo visore remoto. Come si spiega altrimenti quello che sta succedendo? Non lo so, ma io non saboterei mai il mio lavoro. Quello è il tuo uomo, Ethan. E la donna chi è? Sto cercando di scoprirlo. I file sono stati eliminati. Chi altro può aver violato il nucleo del computer? Questa è una bella domanda. Se tu mi lasciassi tornare al nucleo, forse potrei capirlo. Fai doppio gioco, vero? Per chi lavori? La CIA? L'MI5? Yong-ho, te lo giuro, io non ho nulla a che vedere con tutto questo. Niente, è una perfetta sconosciuta. E sei sicuro? Ti mentirei. Per chi lavori? Per nessuno. Io faccio questo per mio padre, lo sai benissimo. Ecco il problema di voi capitalisti. Affermate di essere persone di buon cuore, di prendervi cura degli altri. Ma alla fine guardate solo al vostro portafoglio, vero? Io non ho cancellato un solo file da quel computer. Questo sarà algo a deciderlo. Raccogli le tue cose e raggiungimi all'eliporto. Ce ne andiamo immediatamente. Ice Worm è frutto della tua mente, vero? Il che rende assurdo che io lo abbia sabotato! Invece torna tutto quanto. Tu hai creato un mostro e ora, con questo patetico atto infantile, stai cercando di distruggerlo. Purtroppo per te, però, è troppo tardi per farlo. Gli esplosivi sono piazzati, signore. Al vostro ordine daremo il via al conto alla rovescia. Procedete! Conto alla rovescia? Esplosivi? Di che cosa parla? Non puoi fare sul serio. Vuoi uccidere centinaia di innocenti? Sei molto sensibile per essere una rivoluzionaria.
disarmo della prima bomba ha provocato l'innesco del conto alla rovescia delle altre. Devi sbrigarti, amico, o dovremo dirci addio molto presto. Colpitelo! Ne ho disinnescata un'altra. Ok, passiamo alla prossima. Presto, Ethan. Colpitela! Ce l'hai fatta. Hai disinnescato le bombe. Ma devi ancora portare a termine un lavoro, amico. Yonko Lee deve essere preso. Vivo o morto. Algo non lo approverebbe mai. E chi pensi che abbia dato l'ordine? Signore, la detonazione avverrà fra 7 secondi esatti da ora. Ottimo. Sofia, sali. Ora. 4. 3, 2, 1. Abbiamo usato il programma ricodifica come da sue istruzioni. Come avrei potuto fare tutto questo? Sali. Non ti muovere. Sei un pilota? Bene, allora vola! Servono altri uomini per proteggere questa posizione. Dove sono i miei migliori tiratori? Fateli venire qui, adesso! Per prima cosa, mi permetta di farle i complimenti per la distruzione delle biotossine a Los Muertos. Abbiamo identificato la donna fuggita in elicottero come Sofia Ivanescu, una geniale programmatrice figlia del premio Nobel dottor Nicholas Ivanescu, che è arrivato qui insieme a lei nel 1988. Avendo sempre criticato il precedente regime in Ungheria, Ivanescu è diventato prigioniero politico nel 1995 e si presume sia morto. I filmati delle telecamere di sicurezza di Los Muertos da lei recuperati sembrano indicare che Sofia lavori per Simon Algo allo scopo di vendicare la morte del padre. A questo punto è praticamente certo che Sofia Ivanescu sia l'artefice della tecnologia utilizzata per trafugare i dati segreti a Los Muertos. Inoltre è ovvio che sia in grado di violare il database dell'IMF, cosa che ha portato alla sua scoperta al Ministero dell'Informazione. Secondo le nostre fonti, Sofia è tornata in Ungheria. Dovrà farlo anche lei, Ethan. La contatti e la porti fuori dal paese. Sana e salva. Lei è la chiave per fermare le pericolose ricerche sugli armamenti portate avanti da Simon Algo. È
È diretta verso il posto di sicurezza. Sono dietro di lei. Ora la sicurezza sarà ancora più ferrea, Ethan. Non farti vedere, o spaventerai Sofia e la perderai. Io lancerei la Vespa prima che si allontani ancora di più. In questo modo potrai controllarla restando invisibile. Confermata, Ethan. Il soggetto è di fatto Sofia Ivanescu. Aspetta, sto intercettando una trasmissione dal suo cellulare. Sono in ascolto. Resta in attesa. Arriverò al Ministero dell'Informazione tra poco. E chiedi al signor Berkut di allentare questa pressante sicurezza. L'ho persa, Ethan. Ma almeno sappiamo dove si è diretta. Rimani con lei. Ho bisogno di un documento, signora. Boris... Quante volte sono passata di qui? 1000? 2000? Mi spiace, Sofia, ma devo chiedertelo. Per favore, sai che mi serve questo lavoro. Grazie, Sofia. Non c'è di che. Dovrei superare un altro posto di controllo prima di accedere al ministero. Cosa? E da quando? Sono ordini del colonnello Berkut. La sicurezza è ai massimi livelli. Può passare, signorina Ivanescu. Seguila attraverso il cancello e dentro l'edificio. Tieniti a distanza ravvicinata per ascoltare la conversazione. Buonasera, signora Ivanescu. Bentornata a casa. Non mi sembra di conoscerti. Sono appena stato trasferito da Rovinia a sud. La vostra borsa, per favore. È soltanto il mio computer. Sì, lo so. Per questo lo dovete lasciare qui. Temo che questo sia impossibile. Temo di no, signora. Ho ricevuto l'ordine di non farvi portare all'interno apparecchiature elettroniche. Ora posso passare? Certo. Credo ci sia qualche appetitoso megabyte su quel portatile, Ethan. Gli mettiamo una cimice? In questo modo potremo tenere d'occhio i movimenti della signorina Ivanescu. Mi hai letto nel pensiero, Luther. Stavo pensando esattamente la stessa cosa. Guardati le spalle. Questa è un'area di sicurezza. Se vieni beccato, bloccheranno tutto il dannato cortile. Al colpo. Telecamera disabilitata. Ok, Luther, ho piazzato un segnalatore sul suo portatile. Ottimo, però dovrai darti una mossa se vogliamo scoprire che cosa vuole fare. Qual è la sua posizione? Sta entrando nell'edificio oltre la piazza. È il quartier generale della sicurezza del Ministero dell'Informazione di Yugaria. Ricevuto. Bene, ora cerca una balconata, proprio dall'altra parte della strada. Raggiungi quella posizione, da lì dovresti riuscire a vederla col binocolo. Ci vado subito. Fermo!
Meglio sbrigarti se devi metterti in posizione, Ethan. Quelle persone erano civili innocenti, scienziati, personale della sicurezza. Sapeva a cosa andava incontro quando ha creato Ice Worm. Non sapevo che si parlasse di omicidio a sangue freddo. Purtroppo Yong-ho era un individuo instabile. Non posso rispondere degli ordini che ha dato ai suoi uomini. Mi ha detto che la decisione è stata presa da Algo. Come ho detto, era un individuo instabile. Voglio parlare con Algo di persona. Il presidente Algo è un uomo occupato, signora. Mi riceverà quando ne avrà il tempo. Luther, questo Berkut è il tizio che ha sparato al nostro informatore l'ultima volta che siamo stati qui. Inoltre è a capo del servizio segreto di Yugaria. Farai meglio a inoltrarti nel ministero e raccogliere qualche informazione. E qualunque cosa tu faccia, non attaccarlo. Dobbiamo prima scoprire quali sono i suoi piani. Terrò sotto controllo Sofia usando la cimice sul suo computer. Sono dentro, Luther. Bene, fa attenzione lì dentro, Ethan. Il servizio di sicurezza è molto serrato. Cerchiamo di violare il computer del ministero e scoprire se può fornirci qualche altra informazione sul nostro amico, il signor Berkut. Bel colpo, telecamera disabilitata. La ragazza è diventata un problema. Dobbiamo prendere il controllo di Ice Worm. Ci servono i codici di accesso. Voglio tutti i tecnici disponibili al lavoro senza interruzioni. Ma signore, potrebbero volerci mesi, se non anni. Non abbiamo anni. Dobbiamo violare il codice e dobbiamo farlo subito. Sono stato chiaro? Sì, signore. Ha individuato la rete informatica del ministero? Controllerò il computer di Berkut per scoprire come accedere al resto del sistema. Sto esplorando il computer di Berkut. Ci sono diversi riferimenti a un luogo chiamato Prigione di Sansara. Sembra qualche tipo di consegna. Sansara? La conosci? È un famoso buco poco ospitale sulla costa del Nord Africa. Vediamo se riesco a scoprire qualche altra informazione utile. Nel frattempo, devi trovare quel supercomputer menzionato da Berkut. Ho trovato un codice per la porta del computer principale. La telecamera è ufficialmente fuori uso. Entro! Guardate qui, colonnello Berkut, e vi mostrerò con cosa abbiamo a che fare. Finora non siamo riusciti a violare neppure il livello iniziale di codifica. Quando Algo lo saprà, non sarà felice. E quando Algo non è felice, neppure io sono felice. Per favore, colonnello, gli uomini stanno facendo il possibile. Questo è il codice più complesso che abbiamo mai visto. Credi forse che non lo sappia? Va bene, al diavolo la violazione. Prendete la ragazza e portatela nel sotterraneo. Se non riusciamo a rubare i codici, li otterremo alla vecchia maniera. Molto bene, signore. Sarà fatto. Aspetta! C'è un'altra cosa. Manda degli uomini che non sembrino dei nostri, vestiti come civili, magari che parlino russo, come se fossero dei criminali venuti da fuori Yugaria. Come volete, signor Berkut. Ora ascoltatemi con attenzione. Possono minacciarla e spaventarla. Ma se soltanto le torceranno uno dei suoi graziosi capelli, non avrò pietà per loro. E neppure per te. A Sofia non deve accadere nulla. Solo così Algo potrà continuare a ottenere la collaborazione di suo padre. Sono stato chiaro? Sì, signore. Bene. Ora vai a prendere quei codici. Hai sentito, Luther? Credevo che suo padre fosse morto. Beh, a quanto pare le cose non stanno così. Dobbiamo arrivare a lei prima di loro. Bene, prima finisci di violare il computer e poi prendila. Si sta allontanando mentre parliamo. Farei meglio a muoverti, Ethan.
Non la vedo, Luther. Dovrai usare una delle tue vespe per capire dove si trova. Fa attenzione però, Ethan. Qualcuno la sta seguendo. Due uomini, forse di più. Usa il taser e la vespa per eliminarli uno alla volta. E ricordati, dovrai lanciare una nuova vespa per ognuno di loro, per cui non sbagliare. Andiamo, un po' di fiducia. Sono ancora a tiro? Dovrai usare la pistola di precisione. L'hanno individuata. Sofia Ivanescu, il mio nome è It. Dannazione, Luther, l'ho persa! Resisti, Sofia! Resisti! Hanno incaricato di scortarti fuori dalla Jugaria. Assunto da chi? Non è importante. La cosa importante è uscire di qui, subito. Perché dovrei fidarmi di te? Preferisci correre i tuoi rischi con Berkut? Quegli uomini che stavano cercando di te lavorano per lui. Sofia, credo che tuo padre sia vivo. Mio padre? Ma se non ci muoviamo subito, tu potresti non esserlo più fra poco. Non permetterò che ti accada nulla. Hai la mia parola. È parecchio che non ricevo una promessa del genere. Sicuro di quello che stai dicendo? Mantengo sempre le mie promesse. Congratulazioni, Ethan, per aver recuperato con successo Sofia Ivanescu in Jugaria. Il nostro lavoro, tuttavia, non è finito. Secondo lei, le attrezzature biologiche provenienti da Los Muertos sono state spostate nella prigione di Sansara. Si tratta di una struttura pesantemente fortificata guidata da Simon Algo e dal capo del suo servizio segreto, Vasil Berkut, con il quale mi sembra abbia già fatto conoscenza. Fingendo di essere degli emissari delle triadi di Hong Kong, George Spelvin e Jasmine Curry distrarranno Berkut, tentando di negoziare il rilascio di un loro socio. Il loro arrivo dovrebbe permetterle di penetrare non visto nel complesso. La sua missione consiste nel violare la sicurezza del laboratorio biologico all'interno della prigione per distruggerlo. Per riuscirvi, le servirà qualcosa in più dei seppur considerevoli talenti di Luther Stickel. Avrà bisogno di qualcuno all'interno della struttura, qualcuno che ha dimostrato di essere fra i migliori hacker del mondo. Per fortuna, ha già reclutato la candidata perfetta. Sono certo che tratterà con riguardo la signorina Ivanescu e che la farà tornare a casa sana e salva. Come sempre. Buona fortuna, Ethan.
Abbiamo un problema con le comunicazioni, Ethan. Ci stanno disturbando? Sembra proprio di sì. Puoi aggirare il problema? Negativo. Devi trovare la torre delle comunicazioni e violare l'antenna primaria affinché sia possibile ristabilire il segnale. Ricevuto. Prima di farlo, però, cerca equipaggiamenti e materiale spediti di recente da Los Muertos. Ci servono prove fotografiche delle ricerche di Algo sulle armi proibite. Ricevuto. La telecamera è fuori uso, Ethan. Ok, la prima è a posto. Ecco la seconda, ci sono quasi. Vai con la terza, ora l'ultima. Ci siamo. Eccellente, ottimo lavoro, Ethan. Foto ricevute e rilevate. Dirigiti verso il tetto, Ethan. Lassù troverai una botola, un punto di ingresso molto più sicuro. Farò in modo che al tuo arrivo sia aperta. Ethan Spelvin e io siamo fuori dalla prigione. Dobbiamo caricare la nostra identità sul loro computer principale. Subito. E cosa succede alle comunicazioni? Ci sono delle pesanti interferenze sulla linea. Bel colpo. Telecamera disabilitata. Il colonnello Berkut ci raggiungerà a minuti. Desiderate un bicchiere d'acqua mentre aspettate? Per spegnere la vostra sete. Ah, troppo gentile da parte sua, buon uomo. Ma io non prendo niente, grazie. Margaret, cara, desideri qualcosa? No, grazie. La telecamera è fuori uso, Ethan. Vasil Berkut, capo della sicurezza della prigione di Sansara. Hugh Spears, egregio. E questa è la mia cliente, Margaret Chan. È un piacere. Prego, da questa parte. Come sa, intendiamo discutere del rilascio di un nostro socio. Esatto. A Hong Kong la sua mancanza è molto sentita. Come ho già detto al telefono, signor Spears, siamo sempre pronti a liberare gli innocenti. In particolare davanti a donazioni di entità tale da rendere palesi i nostri errori giudiziari. Questo sì che è un sistema di sicurezza. Già, notevole, vero? La chiamiamo trappola per topi. Una sola strada per entrare, nessuna per uscire. Siamo dentro, Ethan. La porta di sicurezza è aperta. Buona fortuna. Come procedono i rapporti sugli ultimi campioni realizzati? Lentamente, signore. Il biologo non collabora. Portatelo in isolamento e ricordategli perché continua a lavorare per me. Sofia, che sorpresa. Non avevo idea che fossi diretta qui. Neppure io, finché qualcuno non ha cercato di far saltare in aria Los Muertos. Ah, parli della faccenda di Yong Ho Lee. Mi spiace davvero molto che tu abbia dovuto assistere a un tale tragico evento. Io non ho inventato Ice Worm per uccidere degli innocenti. Certo che no. E vedrai, in futuro non accadrà più nulla del genere. Voglio sapere la verità, Simon. Hai ordinato tu a Yong Ho di agire in quel modo o è stata una sua decisione? Sofia, sai che non farai mai una cosa del genere. Quello che so
è che ho accettato di abbattere un governo corrotto per vendicare la morte di mio padre. Ora però mi chiedo se è questo che sto facendo veramente. Per questo hai lasciato la Jugheria e hai fatto tanta strada? Per dubitare della mia onestà? Non voglio essere presa in giro da un buffone come Berkut. Se desidero parlare con te, mi aspetto di poterlo fare. Ecco perché ho fatto tutta questa strada. Sofia, sei stata fondamentale per il successo della mia amministrazione. Non ce l'avrei fatta senza di te, senza il tuo Iceworm. Per favore, fidati di me quando ti dico che non ti farei mai del male. Io ti rispetto profondamente. Esattamente come rispettavo tuo padre. Che Dio abbia pietà della sua anima. Mi spiace. Non era mia intenzione essere scortese. È solo che mi sento decisamente scombussolata. Ti capisco, mia cara. Hai vissuto un'esperienza difficile, dovresti riposare. Vieni, parleremo ancora quando ti sarai sistemata. Cos'è stato quel rumore? Cos'è stato? Se fai un solo movimento spacco. Attenzione, i reticolati laser non sono operativi in questo momento. Attenzione, i reticolati laser sono stati disattivati. Luther, sono qui. Bel lavoro, Ethan. Dovrai violare il computer e disattivarlo prima che sia possibile ottenere un canale libero. Ci sono tre portelli. Calati al loro interno e viola i nodi d'accesso su tutti i lati. Fa attenzione agli inneschi laser mentre scendi. Se funziona, potremo superare Iceworm senza tradire la nostra presenza. E se non funziona? Promettimi che non mi farai mai più domande del genere. Ah, d'accordo. Si va. I laser sono attivi ed estremamente pericolosi. Fa attenzione, amico mio.
Adesso facciamo lo stesso con gli altri due lati. Ice è a terra, amico mio. Mappa e comunicazioni sono di nuovo attive. Ti ricevo forte e chiaro. Sono felice di risentirti, Luther. Ok, ora piazziamo le cariche e facciamo saltare i computer. Così toglieremo di mezzo per sempre Ice War. Cariche piazzate, Luther. Pronte a esplodere. Molto bene. Ruoterò l'antenna per mostrare la tua via di fuga. Luther, cosa sai dirmi sul biologo capo di Algo? Vediamo. Sembra che al momento sia in cella di isolamento. Isolamento? Che mi dici del laboratorio? Nulla, ma ho trovato molti riferimenti alla neurodiossina. Ho capito. Allora, perché credi che il biologo capo di Algo sia sotto chiave? Forse ha chiesto un aumento. Forse. C'è solo un modo per scoprirlo, credo. È l'unico modo, immagino. La telecamera è ufficialmente fuori uso. In piedi. Sei qui per uccidermi. Sono pronto. Un attimo. Lei non è una guardia. No, non lo sono. Ma lei è il capo biologo di Algo, ho ragione? Sì, è così, temo. Perché è in isolamento? Io ho accettato di cooperare con lui solo per mia figlia. Sua figlia? Sì. Se non lo farò, la uccideranno. D'accordo. Ora la porteremo fuori da qui. Ma lei chi è? Il mio nome è Ethan Hunt e sono pronto a scommettere che lei era il dottor Nicholas Ivanescu. Come fa a saperlo? Algo ha detto a Sofia che lei era stato ucciso dal precedente governo. Gli ha creduto e lo ha aiutato a mettere in atto il suo colpo di stato. Mio Dio! Non è stata colpa sua, non lo sapeva.
Non voleva che lei fosse morto invano. E così abbiamo commesso entrambi atti deplorevoli. Non accadrà più. Ora ha capito chi è Algo e sta collaborando con noi. Sofia è qui, alla prigione. Sì, siamo qui per sabotare il laboratorio biologico che ha creato e per riuscirci avremo bisogno del suo aiuto. Sarà un piacere. Bene, si comporti come al solito, non susciti sospetti. Io la raggiungerò al laboratorio prima possibile, ok? Aspetti, la dia a Sofia. Così avrà la prova che sono vivo. Dobbiamo portare Sofia nel centro dati, Ethan. C'è molto personale lì dentro. Sei pronto per un po' di allenamento? Mi conosci, Luther? Perfetto, ecco il piano. Per prima cosa, cattura una guardia per superare lo scanner della mano. Poi dovrai farne fuori alcune altre, sull'altro lato. Non è una sezione di allenamento, ma una passeggiata al parco. Cos'è successo alla luce? Come se non avessi già abbastanza problemi! Andrò a dare un'occhiata. Viva là! Fermo! È tutta tua. Molto gentile da parte tua. Che stiamo cercando? Questo è un sistema sicuro. Non sarà facile. Inutile illudersi. Puoi disattivarlo? Cosa ne pensi? Sono ottimista. Non sbaglio un colpo. Sofia, c'è solo un'altra cosa che devo dirti. Che cos'è? Dove l'hai presa questa? Da un detenuto della prigione, il capo biologo di Algo. Mio padre... è vivo! Algo l'ha ricattato per farlo lavorare al suo programma di armi biologiche, minacciando di ucciderti qualora si fosse rifiutato. Quel bastardo! Sofia, ascoltami. Non è il momento di abbandonarsi alla rabbia. Devi far funzionare il cervello. Puoi farmi entrare in quel laboratorio? Posso farti superare il sistema di sicurezza, ma dall'altra parte ci sono molte guardie. A loro penserò io. Tu fai la tua parte. Presto saranno qui due membri della mia squadra che ti porteranno al sicuro quando avrai finito. Non andartene senza di loro. Ethan... cosa ne sarà di mio padre? Non ti preoccupare. Non ho intenzione di lasciarlo qui. Fermo! Luther, sono nel laboratorio. Sto cercando il modo di neutralizzare le biotossine. Ho lasciato un kit lì dentro per te, Ethan. Contiene esplosivi e una maschera di Berkut, oltre ad alcuni viveri. Grazie, Spelvin. Adesso occupati di Sofia. Assicurati che esca sana e salva. Capito? Non preoccuparti, lo farò. C'è un piccolo cambiamento di programma. Non potrai entrare direttamente nell'ufficio di Berkut. C'è un posto di blocco della sicurezza che non puoi evitare. Dovrai usare una Vespa. Ricevuto. E dato che ti scambieranno per Berkut, dovrai ovviamente tirare fuori lui per primo. È tutto il giorno che aspetto questo momento. Dovrebbero pagarci per i rischi che corriamo lavorando qui. Rilassati, amico mio. Quante volte devo dirti che non corri alcun pericolo? Nessun pericolo. Un litro di questa schifezza può uccidere milioni di persone. Vedi quel recipiente? Contiene un antidoto acidico, capace di rendere assolutamente innocui tutti gli elementi delle neurotossine. Ah, come un'aspirina dopo una sbronza. Esattamente. Sì, signor Presidente. Cos'è questa storia dei membri delle triadi cinesi in visita alla struttura? È proprio così, signore. Sono dei delegati dei nostri amici di Hong Kong. Sono qui per trattare il rilascio di un loro socio. Capisco. E chi ha autorizzato la trattativa?
Signor Presidente, le assicuro che le loro credenziali erano autentiche. I loro file sono stati esaminati a fondo. E come sono andate le cose, colonnello? Molto bene, signore. Penso che sarà soddisfatto del risultato finale. Davvero? Bene. In questo caso forse dovremmo ospitarne degli altri in futuro. Solo la prossima volta mi tenga informato, Berkut. Certo, signore. Mi scusi. Come sta andando, Ethan? Hai già indossato la maschera di Berkut? Qui parla il colonnello Berkut, figliolo. Come ti sembra? Non lo so, ho paura di guardarmi allo specchio e spaventarmi. Sì, va bene, cerca solo di non farti notare troppo e di non destare alcun sospetto. E ricorda, non piazzare gli esplosivi finché non hai distrutto le neurotossine. Se quella roba dovesse entrare in contatto con l'aria, provocheremmo un vero e proprio disastro. Colonnello Berkut, qui è tutto tranquillo, signore. Sto perlustrando il laboratorio, niente da segnalare. Colonnello Berkut, qui è tutto tranquillo, signore. Dottor Ivanescu, stiamo potenziando le misure di sicurezza e abbiamo bisogno del suo aiuto. Sì? Mi dica, se qualcuno volesse sabotare queste neurotossine, come potrebbe fare? Abbiamo creato un antidoto, un acido a concentrazione elevata. Una pistola chimica lo trasferisce dai serbatoi a una camera di contenimento. Eccellente. Grazie, dottore. È stato di grande aiuto. È stato un piacere. Ci siamo. Tutte le neurotossine sono state distrutte. Ora recupero Ivanescu, attivo gli esplosivi e mi allontano da qui. Ricevuto. Attaccali direttamente al contenitore della tossina. La detonazione è a corto raggio, permettendoti di evitare incidenti. Spelvin, Jasmine e Sofia stanno uscendo adesso. Hanno solo qualche problema a trovare una strada sicura. Ma niente di cui preoccuparsi, me ne occuperò io. Posso aiutarla, signor Berkut? Dottor Ivanescu! Lasci che mi presenti. Ci sono dei guai, Ethan. Controlla le immagini sul tuo micromonitor. Scusatemi. Di solito non permettiamo alla gente di entrare e uscire a piacimento da Sansara. Per questo la chiamiamo prigione. Non capisco. Deve esserci un malinteso, signor Berkut. Il signor Berkut è un imbecille. Riguardo a voi, temo che siate un uomo morto. Non ho ancora finito i conti. Sembra che ci siano altri ospiti in attesa fra noi. Devo seguirlo, Luther. No, non devo. Sente gli allarmi della base. Provocheranno il blocco dell'intera prigione. Ha ragione. Dobbiamo muoverci. Adesso. Etroso! Ah!
Gli esplosivi sono pronti. Recupera il dottor Ivanescu. Io sgombrerò il cortile. Farai meglio a sbrigarti, Ethan. Spelvin è a terra e Jasmine è ferita. Lasci fare a me. Ho il livello d'accesso richiesto da questa porta. Attenda l'elicottero. Se arriva prima del mio ritorno, decolli senza di me. Io troverò un'altra via d'uscita. Ma mia figlia! Non si preoccupi. Non me ne andrò senza di lei. Mi hanno colpita. Guardie dappertutto. Mi seguono! Prelevo il dottore in questo istante. Sarò lì fra 30... Non può aspettare così a lungo, Billy. Jasmine, c'è un cancello davanti a te. Se riesci a raggiungerlo, lo aprirò per te. Ethan, puoi coprirla? Perdo sangue... Non sono sicura. Ci sono, Luther. Proprio sopra la sua posizione. Ho bisogno di aiuto, Rita. Sono chiusa nel recinto e non riesco a uscire. Devi far saltare in aria questo lucchetto. Ce l'hai fatta, Ethan. Forse hai esagerato con le dosi, ma non mi lamento. Finalmente, una copertura. Luther, qual è la situazione al cancello? Non preoccuparti, Jasmine, sarò pronto. Mi serve solo un altro po' di tempo. Non me ne rimane molto. Ci sono altre guardie in arrivo. Ethan, ho compagnia, mi servono rinforzi, immediatamente. Madre di Dio! Il cancello è ancora chiuso. Non ho più molte alternative, Luther. Resisti. Solo qualche altro secondo. Jasmine, non ho accesso al sistema. Non posso aprire il cancello. Sono nelle tue mani, Luther. Dimmi che cosa devo fare. Niente paura, mia signora. Billy è qui. Ethan, amico mio, se fossi così gentile da liberarmi il cortile, potremmo collaborare. Ce l'ho! Portiamola fuori da qui! Fermo dove sei! Tieni le mani alzate! Jasmine sta bene, Billy? Ce l'ho, amico! È messa male! Ma la pelle dura, vedrai che se la caverà! Ok, Billy, portala fuori da qui! Io troverò Algo e Sofia e metterò la parola fine a questa storia!
L'aereo di Algo è in vista, Ethan. È una dannata fortezza volante, piena di armi. E a giudicare dalle guardie a bordo, pare che sia il suo quartier generale. Probabilmente non si fida di nessuno a terra. Non ti preoccupare, Luther. Algo non ha alcuna possibilità di sfuggirmi, non con Sofia su quell'aereo. Mantengo sempre le mie promesse. Ethan, pensaci bene. Capisco che le hai fatto una promessa, ma questo è un suicidio, amico, persino per te. Tu pensa a portarmi a distanza utile, Luther, poi sarà affar mio. Dovrai portarti nella posizione giusta e sincronizzare alla perfezione l'attivazione del tuo jetpack. Sei sicuro di non volerci ripensare? Ormai è tardi per farlo, sei con me oppure no? La tua avionica ti mostrerà i dati di volo. Programmerò il percorso ottimale per portarti sul bersaglio, ma di più non posso fare. Un gioco da ragazzi, una volta sull'aereo farò saltare uno dei portelli. Se riuscirai ad arrivarci. Grazie per il voto di fiducia. Ci avviciniamo ad alta quota, Ethan. Abbiamo una cosa dalla nostra. Già, cioè? Non ci hanno avvistati. Hai sentito, Luther? Buon segno. Devi ringraziare la pesante copertura nuvolosa, per non parlare della tecnologia di furtività. Preparati! Tutto a posto. Com'è la situazione? Mettilo in questa direzione, amico. C'è un leggero vento di prua. Pronto? 5, 4, 3, 2, 1. Buona fortuna! L'aereo dovrebbe essere in vista di qui a poco, Ethan. Ti ho preparato un facile percorso di discesa nel frattempo. Rimani. Questa è la nostra unica opportunità. Scendi di quota, lanciati, o potremo dire addio all'aereo. Mi sto avvicinando alla posizione di lancio del jetpack. Pronto all'azione. Sono in posizione, Luther. Allora, che cosa stai aspettando? Vai, amico. Vieni, Vasil, voglio mostrarti i nostri nuovi giocattoli. Lanciarazzi di modello sovietico. Un altro regalino dei vecchi amici del KGB. Vogliamo provarlo? Forza, colonnello, caricalo! Naturalmente, signor presidente. Apri il portellone di carico. Grazie. Ora, se solo ci fosse un bersaglio adatto. Ah, ecco. Signore? Oh, mi hai deluso, vecchio mio. Prima consentendo a Sofia di fuggire dalla Jugaria. E ora, permettendo che delle spie penetrassero a Sansara. Presidente Algo, la prego, la scongiuro. Mi spiace, Vasil, ma sei un traditore, oppure un incompetente. E in entrambi i casi, quella è la porta. No! Funziona piuttosto bene, non credi? Presidente Algo, qualcosa si sta avvicinando all'aereo. Guardate! Io qui ho finito. A voi il compito di dare il tipico benvenuto di Jugaria al nostro ospite inatteso. Vedi, le porte del campo sono aperte. Questa è la tua occasione. Ti lontano dai fuochi d'artificio. Ok, Ethan. Ho programmato il tuo percorso di volo. Dai al jetpack e lasciati cadere. Sono dentro, Luther. Sì, bella. Puoi farmi accendere la computer di bordo. Non sono qui per il paesaggio. Il computer di bordo è stato ufficialmente violato. Eccellente. Sto effettuando la scansione dei dati in questo momento. Fatto. Punti vulnerabili identificati. Piazza gli esplosivi sulle ali e le code dell'aereo. Ricevuto. Anche il tuo dispositivo di visualizzazione è attivo e in funzione. Presto ti comunicherò la lunghezza di sicurezza. Esplosivi piazzati sui punti designati. Ottimo lavoro, Ethan. Ma devi piazzare altre due cariche.
Esplosivi piazzati. Ci sono quasi. Ancora una carica e saremo pronti. Il nostro piccolo problema è stato risolto? Sì, signor Presidente. Stia pur certo che la spia non darà più problemi. Eccellente! Proprio la notizia che volevo sentire. Sto uscendo dal compartimento di carico, mi sto avvicinando alla cabina. Bene. Ricorda che puoi raggiungere il livello superiore del muso solo tramite la grande porta della paratia. Buon pomeriggio, signor Hunt. Avrei dovuto riconoscere la calligrafia della sua firma nel dossier. Sa, quello che Sofia ha sottratto dal database della IMF. Tuttavia, devo informarla con mio sommo rammarico che il nostro sistema di sicurezza è completamente bloccato. Spiacente, ma la sua missione è terminata. Ho incontrato un uomo così determinato a morire. È un soggetto affascinante, signor Hunt. Non c'è niente. La sua creatività è fonte di ispirazione, signor Hunt. Peccato che sia sprecata su un soggetto come lei. Poniamo fine a questo sforzo di futilità. Sofia, tutto bene? Algo! Le consiglio di deporre quell'arma, signor Hunt. Devo proprio dire che è un avversario determinato. E mia cara Sofia, mi spiace che debba finire in questo modo. Ti trovavo davvero affascinante. Parla con me, Ethan. Sofia è stata scaraventata fuori dall'aereo da Algo. Sono sulle sue tracce. Sei caduta lì? Affermativo. Dimmi che sei in compagnia di un paracadute. Solo dettagli. Dettagli? Devo forse ricordarti quanto poco tempo ti resti prima di toccare il suolo e porre fine alla nostra amicizia. Rilassati, Luther. Ci sono molti paracadute qui. Dobbiamo solo procurarcene uno. Posso prenderlo in prestito? Ho il paracadute, mi dirigo verso Sofia.
Ethan! Ethan, devi prenderla, amico. Ti ho preso, ora dammi l'altro braccio. Stai bene? Credo di sì. Ecco, è atterrato su quel grattacielo. È la sede della Surma, la sua azienda di copertura. Quel posto pulito di uomini armati. Una volta a terra faremo meglio a me. Bene, Sofia, che cosa abbiamo qui? Livello di sicurezza? Due sistemi a funzionamento simultaneo. Sono come sentinelle. Quando uno dorme, l'altro è in guardia. Però non c'è modo di capire quale sia quello attivo. Molto astuto. Grazie. L'ho progettato di persona. Beh, questa è la notizia migliore di tutta la giornata. D'ora in poi, soltanto brutte nuove, temo. Algo! Pensava che l'avrei persa di vista fosse anche per un secondo, signor Hunt? Oh, no! Non lo farò, non prima che sia ben sepolto nella sua tomba. Uccidetelo e portatemi la ragazza. Ho pietà di lei, signor Hunt. E la cara Sofia, che va così d'accordo con lei, è diventata una spina nel fianco. Un piccolo adattamento del mio programma di armamento segreto. Luther, ci sei? Sono sull'edificio, mi stavo dirigendo verso Algo, ma è semplicemente svanito nel nulla. Buona serata, amico mio. Se la goda, sarà l'ultima. Aspetta, l'ho intravisto per un secondo, quando c'è stato il lampo. E così la luce lo rende visibile. Se questa tecnologia è simile a quella che stavano creando i nostri ragazzi, non potrà nascondere le sue impronte o il fuoco della propria arma. Tu cerca solo di stare attento, nel secondo caso. Non ha paura del buio, vero, signor Hunt? Se finisca così, Algo. Ti trovavo piuttosto affascinante. Ti ricorda l'Europa dell'Est, vero?
Stai scherzando. Dove sono cresciuta l'acqua era marrone. E parlo di quella che usciva dal rubinetto. Sei divertente per essere un nerd. Chi hai chiamato nerd, mister? Sei tu quello pieno di giocattolini. Ah, ma io sono capace di violare computer in giro per il mondo? Non mi pare. Credo che la mia storia d'amore con la tecnologia sia finita. Forse è il momento di iniziarne un'altra. Forse lo è.